Va lì sotto perché lì si puliva la caldaia, dal centrale lì si poteva andare dentro, si picchiettava perché faceva dell'incrostazione e poi sia la cenere sia cadeva giù, allora qui da questo foro qui c'era un attrezzo che tirava in qua e poi portava a me sia qui che qui. Quindi lì sotto, se per esempio, magari anche soltanto con una lampadina portatile che uno possa, si vede la caldaia. Però qui, lavorando, era chiusa con i mattoni, erano chiuse queste due cose. Ah, ecco, quindi una aperta solo poi a fine della campagna per la manutenzione. Sì, oppure se per esempio si lavorava tanto, si poteva anche fare una volta in più a metà campagna. No? Sì. Però di sopra andava giù uno o due. Rimanevano a cavallo della caldaia perché è rotonda, con dei martelli che erano fatti da una parte così, dall'altra di punta, a togliere questa cosa, tic 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 tac tic 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 tic. E qua nella colonna di questa ciminiera, sì, anche lì c'era un'apertura. Sì. E a cosa serviva? E va lì un'apertura che anche lì per si doveva pulire, perché con sti fumi, che erano fumi non puliti, e poi aveva servito anche quando hanno abbassato la ciminiera, perché questa era più alta, poi pendeva un pochino, allora sono venuti della gente specializzata per metterla a posto, poi intorno c'erano dei ferri, non so se si ricorda, c'erano dei cerchi che la tenevano, e poi abbassandola hanno tirato giù i mattoni sono andati giù lì e bisognava poi toglierli. Quindi c'è questa apertura sia per la pulizia che poi hanno servito a portare via i mattoni. Capito. Ma sai, io così cerco di... Questo elemento qua serviva per aspirare l'aria dalla caldaia e insufflarla lì, oltre a quella che poteva venire. Sì, sì, questa era quella che è un... un aspiratore che prende i fumi. Questo è il cunicolo, ecco. È il cunicolo che passava i fumi e girava, che qui c'era il corridoio che andava sotto la tettoia, e lì a sinistra c'era la porta dove c'era quella stanzetta e faceva il giro lì per asciugare i tartrati e poi usciva e andava sotto all'essiccatoio per i lanciatori. Quindi c'era questo. Quindi la spingeva, diciamo, l'aria. Queste sono, qui dentro ci sono delle pale che prende e poi spinge.
fuori. E questo comunque era una cosa che la faceva quando era ancora Società Italiana Spiriti. Sì, sì, con sì. La cantina Tre Castelli si faceva solo la distillazione delle grappe e basta. Tutti i sottoprodotti della grappa non venivano fatti. Sì, però abbiamo fatto un po' anche i tartrati. Ah, con la cantina Tre Castelli. No. Come no, Società no, Italiana no, Spiriti. No, adesso pensavo che prendevo i sacchi, ma era quando lavoravo qui sotto la Sis. Sì, questo non veniva, quindi è anni, veramente tantissimi anni che non veniva utilizzato questo. Sì, dal 68 forse l'ultima che volta. La Sis ha fatto l'ultima lavorazione. Era fatta tutto. Si è ammalato e ha fatto 86 giorni d'ospedale e mi hanno messo. Cioè l'ultima penso che sia l'anno 68 e poi del 75 aveva preso la cantina e il 76 abbiamo fatto la prima distillazione per la cantina. E poi per la... Sarà meglio che non mi faccia né parlare né vedere. E l'ultima distillazione della cantina mi aveva detto era nel... 89, credo. L'89, ultima distillazione cantina. Quindi dal 76 all'89 la cantina ha fatto le sue... Sì, è sempre distillato. Alla 13, fine, anni, 13 anni. Alla fine. E se ne è sempre occupato lei. Quindi il mastro distillatore era lei. No, io sono niente. No, in quei libri che leggo ha detto che ho letto che è molto importante, ovviamente, l'impianto, la caldaia, però quello che dà la differenza è il mastro distillatore, che è quello che. Sì, il mastro distillatore, che però qui avevamo veramente della gente che io. Ho distillato un anno qui alla distilleria La Sis, ma c'erano per esempio due distillatori, che non ci sono più, che hanno fatto anni e anni di distillatore qua. E quindi io... Beh, in quell'anno lei ha... Hai imparato? Imparato, papà anche c'era ancora, era ancora in vita e veniva sempre e mi dava una mano. E invece poi quando è stato della cantina Tre Castelli se ne è occupato lei? Sono occupato io, che fin tanto che c'è stato al mondo mio papà, sempre venuto qui, perché anche lui era appassionato e legato a questo. Magari si diceva, ma domani dovrebbe venire la finanza per iniziare, poi vieni, perché stava con mia sorella lì dove abita. E lui dice, ci faceva piacere. Poi vedeva anche questi finanzieri che conoscevo. Bene. Allora, da qua, quindi questo era il cuore dal quale usciva il vapore. Tramite delle canalizzazioni il vapore veniva convogliato direttamente sotto gli alambicchi. Quel canale lì, ecco, quello questo è il tubo del vapore, che usciva dalla caldaia, ecco. E andava in batteria. Però passava poi da sotto, doveva essere convogliato. No, nella no, adesso andiamo su. Andiamo su. I nostri pareti, questi sono dei pannelli di sicurezza, quelli lì, che poi vengono, sono trasparenti, vengono... È solo per evitare che la gente, quando viene qua, non si infili lì e si cada giù. Se no. Sì.
Allora, mi diceva che allora il vapore entrava di qui. Sì. Da là, ecco. Ah, di qui. Qui c'è una valvola di riduzione del vapore. Quindi questa riduce la pressione del vapore che arriva dalla caldaia. Quindi di qua andare avanti il vapore è ridotto. Mettiamo il caso, là da 6 atmosfere che c'è sul manometro, qui doveva esserci mezza atmosfera. Che mi diceva corrisponde al fiato del uomo, sì, è una cosa molto... E il vapore deve... Molto blandamente. Che possa tenere tutta la superficie, perché altrimenti se... se diciamo che abbia pressione o cosa, fa un buco e tutto il resto è tutto da esaurire. Quanto tempo impiegava il vapore per passare da un tino, da un alambicco all'altro e con questa pressione? Più o meno. Secondo l'azienda, so che se avrebbero dovuto fare circa 3 alambicchi all'ora. Tre alambicchi inteso. Quindi noi, per dirla giusta, adesso penso di ricordarmi, nelle 7 ore, cioè facevamo 2 turni di 7 ore ciascuna, così per il fatto che si lavorava anche il sabato, per non sempre per la caldaia, perché poi va giù troppo di pressione, bisogna, e anche la domenica venivo per diciamo mantenerla, e quindi facevo fuoco, tanto c'era lì la vinaccia esausta, vabbè. E facevamo 20 alambicchi per turno, quindi 40 alambicchi al giorno. E ogni alambicco quanta vinaccia conteneva circa? Ogni alambicco conteneva sui 270, più o meno, circa, chilogrammi di vinaccia. Quindi 40, e facevamo circa 100 quintali nella giornata, nei 2 turni, perché 40 alambicchi per 250 andava a 100 quintali, no? E quindi lei metta sui 260 circa, da 250 a 260. Per alambicchi. Il rapporto di resa tra la vinaccia e la grappa quanto era? Cioè, non so, 100 quintali di vinaccia? Non posso dire, la resa
di tutta la distillazione della campagna Ecco. era dal 4, adesso non voglio esagerare, dal 4 al 4,20% di grappa, tutto grado, cioè tutto grado vuol dire come se fosse a 100 gradi, Sì. perché la finanza rapporta tutto a 100 gradi. Ah, in realtà a che grado arrivavate? Noi qui arrivavamo da 70 a 73 gradi la grappa. E poi veniva diluita con l'acqua e Sì, quindi si con l'acqua riportava. distillata e E che. lo portavamo, facevamo la bottiglia da 60 gradi. Da 50 e da 42. Facevamo due bottiglie di grappa di dolcetto, 50 e 60, che allora era il massimo consentito come grappa. E poi l'altra che c'era un misto di Barbera col Cortese a 42 gradi. Le due bottiglie del dolcetto erano uguali, invece quelle da 42 erano un'altra bottiglia, un altro tipo di bottiglia. Ho capito. Quindi Quindi qui là sotto. Da lì entrava il vapore che passava da sotto e risaliva. E questo si regolava con questi rubinetti qui. Mi diceva che questi alambicchi funzionavano a coppia. Partenza era questo, era il primo, in partenza era questo e poi passava da questa parte in questo modo. Non si muove È più. bloccata. Quindi questa vuol dire che nel modo che si scaricava il vapore dell'alambicco. Invece mettendolo orizzontale voleva dire che il vapore entrava in questo. E questo che distillava, questo rubinetto qui, la chiave era perpendicolare. Quindi, così scaricava, orizzontale passava l'altro alambicco e verticale distillava. Quindi questo e quello là erano i due tubi che si scaldavano, e invece gli altri rimanevano Non sempre. venivano mai usati praticamente. Quindi da lì usciva Qui il il vapore vapore alcolico. alcolico. Quindi E questo veniva poi convogliato. andava su da questo tubo e subito andava nel Nel condensatore che condensatore era sopra, dove c'è quel dove hanno tamponamento tappato tappato, e c'era il condensatore. condensatore. Dal condensatore passava alla colonna di rettifica, Quella con tutti quei piatti. tutti quei piatti. Dalla colonna di rettifica, quando era rettificato, passava nel refrigerante, che è quello lì Quello lì. che si vede. E
dal refrigerante, ecco lì ci manca quel refrigerante a ghiaccio. A ghiaccio, non c'è più. No. Lì se non è in terra, cioè se non... Non è che è questo elemento qua, no? No, no, no. Questo niente. Da fare, da appoggiarci a qualcosa. Questa è la pompa dello stradavasso. Ah, la pompa, perché l'acqua veniva appunto presa dallo stradavasso e quella era la pompa. Che la, dove la pompa, l'interruttore della pompa. Sì, perché la pompa era nel giardino là fuori. Non so, ci sarà ancora un qualcosa, c'è. Cioè. E poi le tubazioni sotterranee, diciamo sottoterra, che andavano là dal mulino, diciamo, da dove abita Enzo. E l'acqua veniva convogliata in quel serbatoio grigio laggiù in fondo? No, l'acqua che pompava, che per la casaia, dove stanavate, saliva su? Al cassone sul tetto. La cassone sul, quindi sul tetto c'era sia il cassone dell'acqua sia il... C'era vino. Solo il cassone anche... dell'acqua sul tetto. Poi sotto tetto c'era il condensatore. E lì c'erano le tubazioni e c'era un tubo che segnava il sempre pieno del serbatoio che c'era sopra i tetti e andava dentro questo cassone qui. Lì, quello è un cassone d'acqua. Ah. Che poi, quando era pieno, quando il... diciamo... il fuochista aveva bisogno dell'acqua che prendeva in quell'altro serbatoio, allora si lasciava andare l'acqua che veniva dallo stanovasso oppure dal pozzo, che e quindi sempre pieno andava giù quella tubazione grande che andava a finire in quell'altra e ci riempiva il serbatoio là per alimentare la caldaia. Ho capito. Un po' un trigo. E invece l'altro tubo più piccolo serviva per le altre lavorazioni. Andava sì, l'altro tubo più piccolo, sempre dell'acqua, andava per le vasche. Ho capito. Quindi qua noi abbiamo questo, ci manca il refrigeratore a ghiaccio. Sì. Come ci manca anche il misuratore dell'UTIF, che sì, era quella campana da dove poi direttamente usciva la grappa tutto grado, sì, e andava nel serbatoio. Sì. E c'era il tubo che andava giù, ecco, nel serbatoio che era, secondo me, era 50 ettolitri di capacità. Ci spiega un po' quel discorso delle teste e delle code che è lì in quella colonna che veniva effettuata questa cosa qua. Ce lo spiega un po'? Perché nella grappa quello che usciva non era tutto buono subito all'inizio, doveva essere tolto la prima parte evaporata. Però lì andava a... Dunque, l'alcol bolle a 78 gradi. Però tutti questi piani sono anche differenziati dalla temperatura, cioè dai gradi di ebollizione, perché lì ci sono tutte cuffie, tutte scodelle girate al contrario, questi piani, e qui sempre vapore che entra di là, quel rubinetto là. Però il vapore che viene dagli alambicchi, quelli
Sì, è sempre vapore che arriva dalla caldaia. Dalla caldaia. E qui si regolava il vapore che andava qui sotto, perché qui era sempre pieno di liquido. Arrivava qui più o meno a questa altezza qui, che si vedeva lì dal vetro, ecco, che bolliva in continuazione, sempre anche lì per creare del vapore, vapore, diciamo, non vapore acqua, vapore alcolico, per spingere su il vapore, tende ad andare su, e quindi ad ogni piano faceva il suo lavoro di pulizia, di rettificazione della grappa che entrava dentro dal condensatore. Quindi il condensatore era già liquido, non era proprio freddo, però il vapore non era più vapore. E man mano che andava su, rettificava sempre di più la grappa, e qui le teste e code, secondo me, adesso non mi ricordo bene, cadevano giù e venivano sempre lì sotto ebollizione. Adesso non mi Perché poi lì c'è un tubo che praticamente prendeva quindi le code e le portava giù in quel deposito. Sì, difatti alla sera, si scaricava. Ecco. Si scaricava perché, almeno secondo chi distillava, non aveva più niente quella roba Sì, lì, forse si aveva già poteva. proprio delle sostanze nocive. Nocive, sì. Quindi E lì anche la questione dell'alcol metilico, perché anche per imbottigliare, per avere la disponibilità di usufruire della grappa che era nel magazzino fiduciario, e venivano a fare i campioni la finanza, si mandavano a Torino al laboratorio per vedere il rame, se conteneva del rame in eccesso di quello che si poteva avere, adesso non mi ricordo quanto, e l'alcol metilico. Quindi l'alcol metilico, il massimo consentito, mi pare che fosse sul 0,25, 0,30. Quindi una quantità minima. C'era questo che segnava. Dunque, questa era una bacinella con questo, che, come vede qui, parte di qua questo tubo che prende il liquido qui in basso, entra qui, lo refrigera. Questo era un piccolo refrigerante, e poi usciva di qua e andava qui nella bacinella, e doveva sempre segnare zero, perché se no, altrimenti diceva che lì c'erano dei residui di alcol, e quindi se era più su, voleva dire che questa non bolliva nel modo giusto, bisognava aumentare, e allora
si regolava da di qua. Dal refrigerante entrava in questo qui che era di, non so, sarà stato 60-70 centimetri di diametro e alto, no, 70 o che centimetri, sempre di che grave. Era il refrigerante a ghiaccio, e si metteva il ghiaccio e d'inverno mettevamo la neve, sempre per refrigerare, perché se la grappa è fredda il più possibile, ci dà meno cali, perché qui segna i litri quell'affare lì, però quando c'era pieno il serbatoio lì di raccolta della grappa che veniva la finanza, loro facevano i calcoli dalla gradazione, no? C'era l'alcolometro con la temperatura, e vedevano in relazione al numero qui del contatore, con i conti che facevano col grado e la temperatura della grappa, dovevano essere o pari, cioè potevano essere pari o sotto o sopra. Cioè se c'era di meno, voleva dire loro non ci interessa, uno deve pagare sia che ce ne sia meno che ce ne sia di più. E allora era meglio non avere dei cali, cioè che ce ne fosse meno nel serbatoio rispetto al contatore, perché intanto ce ne facevano pagare. Comunque. E allora più la temperatura si cercava di tenerla bassa e meglio era, e magari c'era da pagare, diciamo, perché ce n'era di più. Per carità, però ce n'era di più. Ce n'era di più. Adesso io non so se mi sono spiegato male. Ma nel serbatoio quello grande che adesso è scomparso, era anch'esso tenuto a temperatura abbastanza fredda, oppure comunque era una lavorazione fatta d'inverno, quindi sicuramente la temperatura. Però so che mio papà diceva che era interessante l'acqua. Quindi l'acqua del pozzo d'inverno è calda, e invece quella dello stanovaccio era fredda, era sui neanche 10 gradi. Invece quella del pozzo? Di più, perché quel pozzo lì è 20 metri di profondità. E quindi d'inverno sottoterra è più caldo. No. Quindi conveniva anche prendere in cantina, se uno andava sotto si stava meglio. Quindi conveniva prenderla dal pozzo, così la caldaia impiegava meno per portarla in temperatura, l'acqua. No, la caldaia s'arrangiava. No. Era per la refrigerata? Era per la grappa che si prendeva l'acqua. No? E poi, sa, anche il pozzo non è che quello lì era una riserva. Quindi preferivate prendere l'acqua del fiume? Sì. Quindi qua si prendevano con questo carro, piccolo carro ponte, si tiravano sui cestelli pieni di minaccia esausta, si prendevano. Quindi erano. E si buttavano qua. Erano? No. Quante griglie c'erano? Dunque, ceste, ce ne andavano 8 ceste. E quindi c'erano 4 griglie. Mettevamo
due ceste per ogni griglia. Ma le ceste sono queste? No, queste le ceste sono le griglie. Erano le ceste di scrusi. Di vimini, di legno. No, erano. Non erano di vimini, erano delle assicelle. Ecco, delle asticelle, delle robe che potevano piegarsi, però non era vimini perché non ce l'avrebbero, erano più robuste quelle robe. Lo scrus, ma lo chiamavano così. Quindi ho due ceste per riempire uno di questi cestelli. Sì. Che poi venivano con questo paracchino tirati su e portati qua e riversati qua. Qui venivano tutti riempiti e per 10 cm d'acqua. Sì, più o meno arrivava lì l'acqua. Diciamo, alla fine con vinaccia e acqua, cioè con i semi più o meno, bolliva il tutto a 25 centimetri. Quindi c'era un buco di vapore in quel momento lì. Un po' tutto, tranne l'ambiente, perché poi quando aprivano il coperchio c'era sempre pressione, anche se uno l'aveva scaricato. E qui bollivano, mi avevo detto, per circa 40-45 minuti, sì, sì. E poi venivano scaricati e messi lì metti. E però prima anche essi venivano scaricati dell'acqua del catartrato, che mi ha detto andava in quel serbatoio che abbiamo poi visto giù, che poi ritorniamo. Ho capito. E questo, per esempio, facevano un rimontaggio. Cioè? A parte anche l'ebollizione, ma... con queste tube c'era una pompa che prendeva il liquido, diciamo, dentro qui sotto e pompava, e come fare un rimontaggio, non so, in cantina quando si fa la vendemmia, per una sorta di rimescolamento di ecco. Tutto. Per prendere di sopra, di sotto e mettere di sopra. Avevano i guanti, prendevano qui sotto perché qui era calda la cosa. Sì. Poi giravano per far andare il più possibile tutto dentro. Quindi qua sotto noi vediamo il fondo, la base degli alambicchi, sì. Dove il vapore che arrivava dall'alto veniva convogliato qua in basso e spinto verso l'alto. E adesso i rubinetti sono tutti scaricati. Quindi sono... Sono a terra, sono quando scaricavano. Ah, ecco. Perché lì c'è quel ferro che va su, grazie alla manovella, sì. Che tirano su, tirano giù. L'ho vista sulla manovella. Adesso qui sarebbe tutto scaricato. Comunque con un'unica manovella si scaricavano tutti e quattro insieme? No, no. Due a due, o uno per uno. Uno per uno. Uno per uno. Uno per uno, perché poi si doveva, se il primo era partito e poi passava al secondo, il secondo distillava, distillando il tutto fin tanto che il distillatore, non so, per esempio la partenza all'inizio che arrivava in bacinella poteva arrivare anche a 85-87 gradi di alcol, che man mano scendeva, e diciamo quando che arrivava sui 60 così più o meno, allora girava
anche l'alambicco che distillava e lo faceva passare nel terzo, perché altrimenti la grappa come media non aveva 70 gradi, 73. Poi nel Però terzo. il vapore continuava a passare dal secondo al terzo. Ah, non si sprecava, cioè veniva. Cioè, la manovella era verticale che distillava. Quando la vedeva che arrivava sui 60, girava, lo metteva orizzontale verso il terzo e il vapore. Nello stesso tempo chiudeva il vapore del Del primo, prima. perché quello là era il primo che era entrato il vapore, poi è passato al secondo, ha lasciato che Tutto l'alcol venisse tutto via. l'alcol venisse via di lì e arrivasse in cima e arrivasse nella bacinella e che arrivasse a 60 gradi, e quindi quello là era Chiudeva. esausto. Allora quello là Chiudeva. chiudeva il vapore, lo apriva nel secondo e lo scaricava. Scaricandolo, quello là veniva scaricato veramente della Della vinaccia vinaccia. esausta, e intanto questi Lavoravano. lavoravano, che quello là passava qui al secondo. E poi succedeva la stessa cosa quando veniva qui e che distillava, e quello là era sicuramente esausto, e quindi scaricavano il secondo. Il vapore entrava nel terzo, passava tutto nel terzo per, diciamo, esaurirlo, e poi passava di qua dove si distillava, come E poi alla fine uguale come ritornava e poi riprendeva dal primo, cioè questo qua dal non si. primo, perché quello là scaricandolo si Questo qua caricava sì. subito, e questo quando arrivava a 60 in bacinella girava e andava Andava là. fuori quello Quindi era a catena, là. uno Sì, dietro l'altro, uno dietro l'altro, capito. Per assurdo ne avreste avuto altri quattro, andavate in esaurimento comunque, così. Eh cioè. sì, però si vede che per tutto quello che Sì, era c'era stato è. studiato così. Sì. C'erano solo quattro lampi. Quindi, qui allora abbiamo capito. Allora, invece quell'elemento lì, quello interrato, mi ha detto, diceva che. Ma secondo me era che quando scaricavano, se c'era ancora qualcosa di vapore, loro pensavano magari anche lì, invece di scaricarlo esausto, lo scaricano, Un po' di poi alcol. E prendono, allora lo sigillavano. Invece quel grande serbatoio di rame, così a cielo aperto che è, era legato alla produzione del tartrato, cioè quando sì, si qua scaricava. c'erano delle manopole da girare qua sotto. No, qui le manopole che c'era erano soltanto quelle di mandare via l'acqua rossa per poi tirare. C'era un rubinetto che scaricava l'acqua rossa E andava in quel serbatoio e lì. andava lì e poi andava Quindi era un biglietto così, era questo. lì. Ah, forse è di là. Sì, ma il rubinetto è questo. Ah, ecco, eccolo lì. Si Ecco, qui girava. c'è il taglio dritto, Ecco. che vuol dire che lì dentro è aperto. Invece poi, quando l'uomo che scaricava la vinaccia e riempiva il torchio, finito, lui scendendo giù per portare via il coso, chiudeva. E così di sopra ci si metteva l'acqua e tutto un giro così.
Quindi il rubinetto era solo questo, quello che chiudeva e apriva. E l'acqua rossa andava al conservatorio e da lì andava nella parte che adesso non c'è più, dove facevano le altre lavorazioni. Questi erano invece i tini dove la vinaccia, una volta che era bollita e tolta dal liquido, veniva messa qua e qua torchiata. C'è scritto qualcosa. Ah, sì. Non so se di là c'è anche qualcosa. Sì, è proprio Baz. Sì. Ah, Baz. Pensa a lei. Bazzi. No, ce l'hai. Ola io. Sì, Bazzi Casale. Sì, è Bazzi. Sì, era un torchio idraulico Bazzi. Qui una pompa che pompava l'acqua e faceva andare sul pistone. Quindi l'inverno là avevamo fatto un mucchio di vinaccia esausta di contro perché c'era l'acqua. Spinge sul pistone e nel stesso tempo spinge su la valvola. Il carrello tutto. Col carrello Sì, tutto sì, portava sì. tutto su. Sì, perché qui c'era una piattaforma che chissà ci sarà ben perché era sicuramente non si poteva prendere sotto la sedia. Era una piattaforma di ferro. Allora non Non l'ho l'abbiamo visto. visto. Era grande. Sì, grande come Come questo. diciamo come la gabbia. Ah, anche questa si è persa. Aveva il foro, questo si metteva sopra, non lo toglievamo mai, perché era pesante, con tutte le razze, sì perché. Qui si poteva andare a 300 atmosfere di pressione. E una volta Una che volta torchiata, c'era anche del liquido di nuovo che usciva da questa torchiatura. sì, e qui c'era no, metteva il torchio, ecco così. Lo scarico è da questa parte, c'è il buco. Quindi il liquido veniva qui. Ecco, veniva lì, ecco. E qui andava magari in una di Vasche, quelle si vasche lì che ci sono in ritrattato. terra, Ah. che lì ce n'erano Sì. 3 vasche, che poi toglievamo con la. Invece poi il tino veniva scaricato e veniva messo Veniva sulla. sotto qui girava
chiama questa cosa qui che gira. Possiamo toglierlo questo elemento? No, no, ma dico, questa qui era un affare che girava con le rotaie, giravano così, poi spingevano il tocco qui, che era una sosta. Lì era una sosta. Binario morto. Lì c'era la separatrice qua sotto. Ah, ecco, era qua sopra. Questo faceva filo con la separatrice. Ecco. E qui c'era un affare di legno alto che andasse bene per poi l'imboccatura della separatrice. Si scaricava tutto lì. Cos'erano dei pani rotondi così, spessi? Pani che erano grossi come la gabbia. Pesantissimi. Sì, ma con la forca si separavano. Toglievano mezza gabbia. Ecco. Vedi che sono sì. Lì. Gli affari che chiudono, mezza gabbia, la mettevano qui vicino e poi con la forca la buttavano sopra e quell'altro che era lì ha detto piano piano la sparpagliava, sa perché rimaneva un po', c'erano i battitori e con i setacci e usciva la vinaccia. I nocciori si mettevano nel sacco, portavano là sotto la tettoia, poi quando c'era un carico li mandavano, telefonavamo, venivano a prendere, però senza essiccare niente. E invece la minaccia esausta che usciva dai setacci e il fuochista la metteva tutta lì. Tutta qua? Sì, tutta qui. Man mano quando operava per qui ad alimentare la caldaia ogni 20 minuti doveva caricare. E questo lo teneva giù. E qui ci faceva la roba che era ancora umida perché rimaneva lì, faceva la chiusura del focolaio. Intanto era interessante perché intanto col calore che c'era qui dentro essiccava un po' sta vinaccia tirandola giù. Lui faceva fuoco con tutta questa vinaccia qui, si accendeva subito. E poi una volta carica, prendeva lì e di nuovo formava il pane qui, che di nuovo si scaldava in quei 20 minuti. Perché anche a far bruciare quella vinaccia lì esausta, così direttamente da non è che era invece così asciugava perché qui c'era del calore.